Una voce per l'anima. Programma di esortazione e conforto cristiano. Gentili telespettatori, cari amici, rieccoci al nostro consueto programmino di una voce per l'anima. Non so quanti di voi comprendete, almeno intendete quello che è il sentimento col quale abbiamo coniato questo programma, il titolo di questo programma, Una voce per l'anima. Beh, oggi sentiamo tante voci, sono voci commerciali, scusatemi, permettetemi questa espressione. C'è chi deve perdere il peso, c'è chi deve avere un'altra forma. Si sta dando una grande importanza, enorme importanza alla chirurgia estetica. Si aggiusta l'orecchio, si aggiusta il naso, non parliamo di altre cose più intime. Ci sono tanti aggiustamenti. Tra le altre cose si vedono trasmissioni dove il brutto anatroccolo diventa un bel anatroccolo o anatroccola ancora di più. Pochi pensano ad abbellire, a far star bene l'anima. Quanta importanza si dà al corpo? Si deve dare la giusta importanza anche al corpo. Siamo d'accordo, perché noi il corpo l'abbiamo ricevuto, il nostro, quello che diciamo è la nostra vita, non è nostro, è in affidamento. Siamo soltanto degli affidatari, perché ci è data in un certo momento e ci sarà tolta in un altro momento. Nessuno è padrone, assolutamente padrone, della propria vita. E i credenti riconoscono questo. E in questo c'è la benedizione di Dio. Per cui una voce per l'anima è, nella maniera più semplice, una breve meditazione, un'esortazione della parola di Dio. Quella parola che ancora nutrisce, ci nutre, intimamente, internamente. Che può farci stare veramente bene, perché la parola di Dio è Gesù Cristo. E se Gesù è nella nostra vita interiore, nella nostra anima, nel nostro cuore o nel nostro spirito, se preferite, e allora anche nell'esteriore, anche in quello che è il nostro corpo, anche quello che è la salute del nostro corpo, sicuramente ne troverà un grande giovamento. Detto questo, voglio proporvi un passaggio biblico particolarmente, anche questo, conosciuto, ma anche particolarmente utile, necessario per accrescere la nostra fede e per piacere a Dio mediante quello che è l'insegnamento della Sua parola. Ed è il passaggio biblico che troviamo nell'Evangelo di Marco, o San Marco, al capitolo 5, dal verso 21. E parleremo di due personaggi. Una anonima donna dal flusso di sangue e la figlia di un certo personaggio chiamato appunto Jairo. Leggeremo dal verso 21. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Ed ecco, venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: «La mia figliola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia salva e viva». Ed egli se ne andò con lui e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: «Se solo tocco le sue vesti, sarò salva».
e immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltandosi nella folla disse: «Chi mi ha toccato i vestiti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte e dici: chi mi ha toccato?» Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni della casa del capo della sinagoga dicendo: «La tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro?» Ma subito Gesù, udito ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, credi solamente». E non permise che alcuno lo seguisse all'infuori di Pietro e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto, gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato disse loro: «Perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme». E quelli lo deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò laddove giaceva la fanciulla. E presa la fanciulla per mano, le disse: «Talita cumi», che tradotto vuol dire: «Fanciulla, ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni ed essi furono presi da gran stupore, ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere. Poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Questo passaggio, non so quante volte ho avuto l'onore di predicarlo nella Chiesa e quindi anche di predicarlo attraverso un programma che molti di voi avete seguito e forse seguite ancora, certamente, sia su Teleoltre sia con qualche altra emittente, che è chiamato Gesù il Signore e che ultimamente addirittura abbiamo la possibilità, stiamo avendo, grazie a Dio, la possibilità di poter ancora mandare i nostri messaggi, le predicazioni, i servizi di culto in diretta televisiva sul canale nostro di Teleoltre. Ebbene, questo passaggio è un passaggio che veramente fa crescere la nostra fede, un passaggio glorioso, meraviglioso, ma con personaggi diversi, ma anche sotto certi aspetti anche ceti sociali diverse, età diverse. Gesù, come sempre, l'ho detto in qualche altra trasmissione precedente, sceglieva quasi sempre i posti di mare, diciamo il mare, molte volte erano soltanto diciamo dei laghi. Sceglieva questi luoghi perché l'ho spiegato in qualche altra occasione, credo che questa sia una delle ragioni essenziali, dove Gesù si poneva in maniera molto naturale, la sua voce poteva acquistare una certa amplificazione, sapendo che ai tempi di allora non c'erano altri mezzi. Lo vediamo anche dalle arene costruite tanti secoli fa, che sono fatte in una certa maniera, che esistono ancora oggi, che diventano sedi di grande, diciamo, di grandi raduni, di grande rappresentazione di carattere soprattutto teatrale e lirico. Ebbene, quasi sempre Gesù sceglieva questi luoghi e la parola ci dice che mentre era in questo luogo venne a lui uno dei capi della sinagoga. Conosciamo la sinagoga, il luogo dove si radunano ancora, ci sono ancora le sinagoghe, si radunavano e si radunano gli ebrei
per poter ancora leggere le scritture. E vedutolo gli si gettò ai piedi un uomo chiamato Jairo, che era uno dei capi della sinagoga. Perché gli si gettò ai piedi? Lo dice subito. E lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliuola è agli estremi, viene a imporre le mani affinché sia salva e viva. Ripeto, questo passaggio, io lo conosco quasi, non dico a memoria, ma avendolo predicato tante volte, lo ricordo in tutte e due le realtà. È un duplice miracolo. Un duplice miracolo che avviene non proprio contemporaneamente, ma a distanza di brevissimo tempo. E mentre Gesù sta insegnando alle folle, mentre Gesù sta camminando, soprattutto perché Jairo gli ha fatto questa richiesta, questo capo della sinagoga, uno dei capi, c'ha questa figliuola che è agli estremi, ormai non c'è più speranza, è in una condizione senza via d'uscita. E Gesù per Jairo rappresenta quello che per molti intendiamo dire l'ultima spiaggia. Io mi sono sempre chiesto: perché Gesù deve essere l'ultima spiaggia? Perché dobbiamo arrivarci, e mi rivolgo anche a tanti credenti, che prima di rivolgersi al Signore con fede, sapendo che Egli può fare ogni cosa, sapendo che Egli è l'Iddio dei miracoli, sapendo e conoscendo le promesse che ancora Gesù ci ha fatto, dicendo che qualunque cosa per fede chiediamo al Padre nel suo nome, Egli ce lo concede, ce l'avrebbe concesso. Perché Gesù deve essere quasi sempre, nella mia esperienza pastorale, ministeriale, mi ha fatto vedere soprattutto in questi ultimi tempi, che tanti credenti, anche credenti che conoscono bene la parola di Dio, si rivolgono prima a destra, a manca, e poi alla fine, quando le cose sembrano che non ci siano assolutamente soluzioni, allora ci si rivolge alla preghiera della Chiesa, ci si rivolge alla preghiera personale, ci si rivolge a una preghiera di intercessione. Perché tutto questo? Tanti anni fa non era così. C'è un bel ricordo nella mia vita, e lo dico alla gloria di Dio, quando i bambini stavano poco bene, soprattutto i piccoli, e oggi a quei tempi non è che andavamo subito dal pediatra, e abbiamo cresciuto, io e mia moglie abbiamo cresciuto 4 figli, ci siamo andati dal pediatra, ma non ci andavamo tutti i momenti a, come c'è una lineetta di febbre in più, subito dal pediatra. Spero che se c'è qualche pediatra in ascolto non mi prenda male che gli faccio una pubblicità negativa, non è negativa assolutamente, non è questa la mia intenzione, ma soltanto per evidenziare la fede. Ebbene, questi bambini avevano imparato così bene che dicevano al papà e alla mamma, quando lo stesso papà e la mamma non erano invitati a pregare per la loro infermità momentanea, quando non si sentivano di farlo, dicevano: portaci in chiesa, almeno il pastore pregherà e pregherà per me. E il mio ricordo è ancora fresco, quanti bambini venivano guariti immediatamente, non avevano più bisogno di prendere medicine, antibiotici. Oggi si corre subito a destra e a manca. Sì, la medicina aiuta, senz'altro. La medicina, soprattutto i giusti medicinali, anche tante volte però non è proprio così. Ma cosa costa un credente che ha creduto e che crede veramente di potersi rivolgere in preghiera al Padre nel nome di Gesù e per fede ricevere quel che è l'oggetto della propria richiesta? Vado oltre, voglio parlare di quello che avviene e è avvenuto, quello che è stato raccontato, testimoniato da questo passaggio biblico. Mentre il Signore sta andando con questo papà così avvilito, così angosciato, perché la sua figlia, dodicenne, sta per morire, c'è una donna di cui non si conosce il nome, non lo si conosce,
forse un giorno si conoscerà, ma tolgo il forse, nel regno del Signore si conoscerà certamente. Una donna che rimane anonima come nome. Secondo me è una donna molto esile, una donna che in cuor suo matura una fede, è una fede, quella fede che piace a Dio, un credere suo, che produce una fede. Voglio chiarire questo concetto dottrinale. La fede viene dal credere, e dal credere la parola di Dio. E quella donna credeva nella parola vivente, Gesù era lì. Quella donna aveva sentito che Gesù sicuramente aveva fatto tanti miracoli e lei soffriva da 12 anni. Viene chiamata la donna dal flusso di sangue. Che sta a indicare la donna dal flusso di sangue? Aveva emorragie continue, perdeva sangue. E dice la scrittura che questa donna poi si viene a sapere che aveva da 12 anni questa infermità, si era rivolta a tutta la medicina di quel tempo, ovviamente una medicina molto diversa da quella di oggi, e non era migliorata per niente, aveva speso tutti i suoi beni, tutto quello che possedeva, costava anche allora, forse costava ancora più di oggi in rapporto alle condizioni economiche dei soggetti sociali, ma invece di migliorare, dopo 12 anni si trovava a peggiorare giorno per giorno. Questa donna fa una decisione unica, una decisione privata, personale, fatta veramente come Dio gradisce. E questo è un esempio meraviglioso. Questa donna matura il suo credere, e nel suo credere realizza la fede e dentro di sé dice: se soltanto io riesco a toccare i lembi dei suoi vestiti, io sarò guarita. Signore, aiutaci a imitare questa donna. Una fede certa, autentica, sicura, personale, non pubblica, senza fare rumore, senza schiamazzi, senza gridare, intima, molto privata. Gloria al Signore! E cosa fa questa donna? Voi la immaginate? Con una folla intorno al Signore Gesù, questa donna quante difficoltà ha trovato anche fisicamente, poteva essere anche calpestata dagli altri. Quante volte quando troviamo che ci sono tante persone che vanno in una direzione, dei soggetti più deboli che cadono, rimangono a terra, vengono calpestati se non vengono uccisi anche involontariamente. Questa donna senza forze, una donna che per 12 anni sta continuatamente ad avere emorragie, mi dovete dire quale forze aveva questa donna? Esile, ma anche lì c'è la mano di Dio. Perché Dio conosce, Dio ci conosce. E la donna senza la forza che gli avrebbe dato il Signore non avrebbe mai potuto raggiungere il vestito, toccare il vestito, la veste, il lembo della veste di Gesù Cristo, il Signore. Ella arrivò vicino a Lui, mentre tutta questa folla, la vediamo, vero? La possiamo immaginare, allunga la sua mano e tocca il lembo della veste. E avverte immediatamente che il flusso del suo sangue si ferma per la prima volta dopo 12 anni. Si ferma. È guarita? Certo che si ferma. Non sente più quella grande difficoltà, quella grande situazione di sofferenza fisica che provava in questo frangente. Pensate che non c'erano nemmeno i mezzi di oggi, come gli assorbenti igienici ed altre cose. Questa donna doveva patire le pene dell'inferno. E mentre questa donna ha steso la sua mano, Gesù si rivolge e dice: chi mi ha toccato? E guarda intorno. Chi mi ha toccato? E guarda intorno. E i discepoli: Signore, tu dici chi mi ha toccato, ma c'è tanta gente intorno, c'è questa folla intorno di te, e vuoi che tu devi dire chi l'ha toccato, vedi quanta gente ti tocca. Ma Gesù gli dice: è vero che c'è tanta gente intorno di me, ma una sola mi ha toccato, e virtù sono uscite da me, la potenza è uscita dal mio corpo.
nel toccarmi quello che c'è in me ha beneficato questa donna. E questa donna l'ha sentita e la guarda, sta guardando intorno. E la donna poi, vistasi scoperta, si va avanti e confessa la sua condizione. Prima di proseguire, è possibile toccare la veste di Gesù? È ancora oggi possibile di toccare la veste di Gesù? Io vi dico che è possibile non toccare la veste di Gesù, ma farsi toccare da Gesù. Per fede il Signore oggi torna ad essere Dio e alla destra del Padre. Lui intercede, Lui opera, Lui dice al Padre, Padre, dona quello che sta chiedendo in questo momento tale persona, tale uomo, tale donna, liberala da questo flagello. Bisogna credere. È scritto che ogni cosa è possibile a chi crede, e non un credere intellettuale, un credere così, diciamo, di fantasia, a chi crede nella parola di Dio, questa parola che è nelle mie mani e che io voglio sempre di più che sia nel mio cuore e spero nel vostro cuore. Che cosa avviene? Avviene che nel momento che questa donna si fa avanti e dà la sua testimonianza e ha coraggio di testimoniarlo davanti agli occhi di tante persone, bene, Gesù ancora gli dice due cose. La tua fede ti ha salvato e sei stata guarita da questo flagello. Che c'entra la fede che salva e la fede che guarisce? Ma questa donna indubbiamente ha creduto che Gesù era il figlio di Dio, è il figlio di Dio. Per cui la prima cosa, avviene una guarigione spirituale nella sua vita, il suo peccato viene cancellato. Sì, anche quella donna sicuramente ha peccato, perché tutti hanno peccato, tutte le creature hanno peccato e peccano, e se rimangono nel peccato sono privi della gloria di Dio. Ma i peccatori penitenti, accettando Gesù, vengono perdonati, lavati, imbiancati, e c'è scritto che il sangue di Gesù ci purifica ogni giorno. Gloria al Signore. Questa donna riceve salvezza, ma riceve anche guarigione. Non solo la sua emorragia si è fermata, ma è guarita completamente. È una donna completamente nuova. Meraviglioso questo passo. Figuratevi Jairo guardando e assistendo a questa testimonianza. Cosa avrà fatto nel cuor suo? Dice: adesso il Signore opererà anche per me. Ma il maligno manda immediatamente gli emissari, che attraverso una notizia che poi era vera, però detta in una maniera così scorbutica come la troviamo scritta, arriva qualcuno che gli dice: non dare più malesti al maestro, tua figlia è morta, non c'è più niente da fare. Mi sovviene il verso che Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque vive e crede in me, benché sia morto, vivrà. Alleluia, poi continua. In quel momento Jairo, secondo me, e anche secondo voi, penso, davanti a quella notizia e davanti a quella esclamazione, ha perso ogni forza. Che dai fastidio più al maestro? Tua figlia è morta, non c'è più niente da fare. Ed ecco che l'amore di Dio attraverso Cristo si manifesta all'uomo e dice vicino a Jairo il Signore Gesù: non temere, credi solamente e tu vedrai la gloria di Dio. Io la vorrei rivolgere non so a quanti in questo momento. Se sei afflitto o afflitta, se sei in una condizione disastrosa, se pensi che non c'è più speranza per le tue cose, allora ricevi per fede questa parola: non temere, non aver paura. Credi solamente, credi nella parola di Dio, credi che Dio è spirito e verità,
Credi che in questo momento anche a fianco a te c'è il Signore, c'è Dio attraverso lo Spirito Santo che parla anche al tuo cuore, che vuole operare anche per la tua vita. Credilo! Queste parole rincuorano ancora Jairo. Indubbiamente è afflitto, avvilito. Forse chissà quanti sono afflitti, avviliti. Forse chissà quanti. Certo, la nostra vita su questa terra non è per l'eternità, ma la morte di una giovane di 12 anni sembra abbastanza precoce. Una ragazza di 12 anni, 12 anni era la donna dal flusso di sangue, 12 anni aveva questa ragazza che adesso si trova in un letto di morte. E il Signore Gesù si prende dietro a sé soltanto Pietro, Giacomo, non vuole la folla. Il papà, la mamma vanno, entrano nella casa e c'è un subbuglio, la gente. Allora si commissionavano anche quelli che erano, quelli che dovevano piangere a pagamento, quelli che dovevano fare una certa funzione. Avete visto, no? Tutti quanti capita andare in un'esequia. Davanti ci sta chi piange, chi è. Poi dietro sta un sacco di gente che va per onorare e si parla di commercio, di sport, di cose. L'ipocrisia umana non è mai cambiata. Il dolore è di chi ha la sofferenza. Ma Dio conosce i nostri cuori. Il nostro Dio è amore. Egli soffre e piange con chi soffre e chi piange. E si rallegra per coloro che si rallegrano. Questo è il nostro Dio. Il Dio dei cristiani è questo. Gloria al nome del Signore. E allora cosa avviene? Avviene che Gesù entra e dice a tutti quanti: che state facendo? Che state a strillare? Che state a urlare? Non serve a niente. La ragazza non è morta, dorme. E passarono dal pianto al riso. Ma che dice questo? È morta. È morta e questo dice che è viva. Ma è mai possibile tutto questo? Il Signore Gesù mise tutti quanti fuori. Entrarono quel gruppetto tra cui il papà e la mamma. La fanciulla era distesa su un lettino e mentre questa fanciulla è distesa, Gesù dice nella lingua del momento, la lingua che lui parlava ancora, dice Talita cumi, il che significa io te lo dico, fanciulla, alzati. E miracolosamente la fanciulla si alzò, aprì gli occhi, si sedette in mezzo al letto. E il Signore Gesù la restituì al papà e alla mamma. E pensate alla gioia di quei genitori. Pensate quanta gioia poterono manifestare quei genitori nel vedere, nel riavere quella creatura, quella propria figlia che ormai di cui avevano perso ogni speranza. Io sono convinto che la riebbero nella perfetta salute, perché nel dire Talita cumi il Signore Gesù guariva il corpo completo, risuscitava la ragazza, ma dava anche ancora guarigione completa per quella causa che aveva prodotto la morte, perché la morte è prodotta certamente da una causa. E dove c'era tristezza, dove c'era dolore, il Signore portò la consolazione e la gioia. È possibile anche per noi? È possibile anche per te? Sì. Ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa. Quel miracolo indubbiamente fu così importante che quasi sembrano, le ultime parole di Gesù sembrano un controsenso. Quando Gesù divietò di farne pubblicità. Ma poteva quel miracolo rimanere nascosto, ma solo a vedere gli astanti, coloro che abitavano nei dintorni, a vedere camminare quella fanciulla che era tornata in vita, avrebbero mai potuto mantenere un silenzio. Tra le altre cose, voi sapete che i piccoli centri, i piccoli paesi ancora oggi non hanno bisogno di telefoni. Le notizie si spandono
però c'è sempre una realtà. Gesù non voleva soprattutto, e io credo, io do una mia spiegazione, potete anche non accettarla. Jairo era un esponente della sinagoga, era uno dei capi della sinagoga. E questo l'avrebbe messo un po' in difficoltà. Perché? Perché? Perché le autorità religiose dell'epoca non hanno accettato, non accettarono che Gesù Cristo era ed è il Messia, colui che doveva venire. Ma tornando al nostro passo, alla conclusione di questo passo, ricordatevi che il nostro Dio è amore e che avere Gesù nel cuore ci fa passare dalla sofferenza alla gioia e dall'allegrezza. Il Dio vi benedica.